Buonasera, buonasera, ben ritrovati Club Napoli All News, Club Napoli Night, appuntamento del mercoledì sera qui alla Trattoria Ristorante al 22 nella Pigna Secca. Ragazzi, potete venire a trovarci quando volete, siamo qui in diretta e stasera sono particolarmente contento perché ho due amici soprattutto, ma due grandi colleghi, due lord, possiamo dire. Il primo lord è Pasquale De Simone, che ringrazio, lord del giornalismo napoletano. Ciao Pasquale. Ciao Francesco, grazie per l'appellativo che spero di meritare. È un altro signore del giornalismo napoletano, perché lui veramente, come si suol dire, brucia le suole per trovare la notizia. Marcello Altamura, ciao Marcello. Grazie della presentazione. Grazie a voi di essere qui con noi al ristorante al 22. Tanti temi, Napoli, credici sempre, perché insomma è chiaro che è iniziato un percorso non facile dopo le vittorie bellissime del mese di gennaio. Oggi inizia febbraio, oggi dovevamo stare in campo contro la Roma per la Coppa Italia. Io mi sono un po' arrabbiato su questa cosa, ma vado avanti e credo che i tifosi del Napoli l'abbiano assorbita, tra virgolette, quell'eliminazione sfortunata contro la Cremonese. Però inizia un febbraio e dopo lo vedremo con la nostra regia Giuliano, con Marco Mennillo che saluto, con Luigi Martorano e Renato Pagano che sono qui invece al 22, pronti a vivere un'altra ora e mezza di grande attesa per questo Napoli che comunque continua a stupirci e a farci sognare veramente, perché questa è la cosa importante. Avremo dopo un passaggio anche sulla Juve, perché con i miei ospiti sicuramente ne parleremo, con i tifosi siamo stati in giro per Napoli per capire cosa ne pensano dei 15 punti di penalizzazione, poi più tardi anche la possibilità di interagire. Come lo potete fare? Sulla nostra diretta Facebook, ma anche con i WhatsApp 342 38 12 922, quindi interagite con noi. Poi aspetto Giovanni in proda, che ha detto che lui deve dire cose eclatanti, ha detto che già no, vabbè, lo diciamo dopo. Allora, la cosa bella è che noi abbiamo fatto già mezz'ora di puntata precedentemente, mentre eravamo in organizzazione, tra virgolette, della puntata. Ecco qui che abbiamo fatto già una sorta di pre-puntata. Intanto è arrivato Giovanni. Allora chiedo a Pasquale di dargli il microfono, che così ci aiuta. Buonasera a te. Allora, prenditi la sedia. Tutto là. Come se sei a casa mia. Ma sì, tu sei a casa nostra. Allora, eccolo qua, guarda. Tu sei a casa tua, giustamente. Allora, Giova, tu hai fatto una cosa, lui così, cioè lui ogni partita mette un pezzettino di quella cosa tricolore. Ma scudetto, io sono scaramantico. Scudetto, guarda, già lo dice, io sono scaramantico. Ma io mi metto via questa scaramanzia, Francesco. Ma no, ragazzi, qua la situazione è. Ci sono gli elementi per poter dire che quest'anno è l'anno. Perché un po' per il vantaggio, un po' per la mentalità, un po' per la rosa, un po' per... Io sono d'accordo anche un po' con le parole di Mourinho, dove per essere all'annata giusta c'è bisogno di tutte le componenti. Bravura innanzitutto, fortuna, e quindi io penso che è nostro. Pasquale scaramantico come noi. Sì, assolutamente. Ho detto Cesare Rossi in un'ora. No, ma al di là della scaramanzia, io preferisco chiamarla prudenza. Io sono un prudente per natura in ogni mia manifestazione, il mio modo di pensare. Allora, Giovanni, scusami, se dovesse succedere quella famosa cosa, io festeggio a luglio. Bravo, e anche a giugno. Tenetevi pronti, anzi. Se arriva prima, noi festeggiamo veramente fino a luglio, agosto, fino a luglio. Carnevale di... No, io... Bravo, carnevale di... Io onestamente sono schierato con Giovanni, io non sono scaramantico, la dico tranquillamente, il Napoli ha tutto per vincere lo scudetto serenamente e con anticipo. Perché poi diciamoci un'altra cosa: chi squadra potrebbe impensierire il Napoli per come è forte quest'anno? No, è chiaro. Forse solo il Napoli. Solo il Napoli stesso, è quello. Però è solo il rivale. Certo. È una situazione classica. In questi casi si dice lo può perdere solo il Napoli. Se mai dovesse, faccio le corna, capitare. Diciamo che l'evento passerebbe alla storia
allo stesso modo come se lo vincessimo. Scudetto vinto, perché? Moriamo lo stesso. No, ma perché? Perché non è mai capitato che alla ventesima giornata la prima avesse 13 punti di vantaggio sulla seconda, quindi si dovrebbero sfadare tutti. Anche perché, c'è da dire una cosa: il Napoli ha talmente tanto vantaggio che per dilapidarlo dovrebbe, tocchiamo il ferro anche se non siamo scaramantici, no, perdere 5-6 partite. Però mi domando e vi domando dietro, le altre le vincono 5-6 partite? Questo io, forse la no, mia risposta no, è Giovanni. Assolutamente, assolutamente, anche perché diciamo come forse l'antagonista è rimasta solo l'Inter. La Juve, per quello che i fatti che sappiamo tutti l'hanno buttata quasi dietro. Il Milan penso che si sia sciolto, le romane, quindi è solo l'Inter che ci potrebbe. Poi io dico sempre, anche negli altri anni, no, che ci siamo trovati a lottare, facciamo sempre quei discorsi e vabbè, poi se manca quel giocatore, se viene squalificato, se si infortuna. Quest'anno abbiamo una rosa che dovrebbe veramente, come dire, morire, cioè infortunarsi tutta una rosa. Abbiamo avuto un esempio domenica con la Roma, esce la punta di diamante, entra Simeone e vinciamo la partita. Quindi c'è un'altra cosa da dire abbastanza importante. Ammesso che si possa parlare al punto in cui siamo di scontri diretti, il Napoli ce li ha in casa e li potrebbe anche pareggiare, voglio dire, senza alterare nessun tipo di equilibrio. Quindi poi penso che il prossimo filotto di quattro partite è quello decisivo, che poi ci permetterà anche di affrontare una Champions in maniera molto più, anche più tranquilla, spensierata, e quindi poi potremmo fare un po' di strada. Oggi ho visto un po' il tuo programma, perché De Laurentiis vuole la Champion, e dopo lo faccio la domanda ai miei ospiti. La Champion, vabbè, secondo me è il fiore all'occhiello, no? È la ciliegina, sarebbe la ciliegina, una cosa impossibile secondo me, perché guarda, stiamo però vedendo, ci divertiamo, in sovraimpressione grazie alla regia, il mese di febbraio, un febbraio azzurro. Si parte con lo Spezia domenica alle 12:30, poi c'è la Cremonese domenica 12, venerdì no, questo è sbagliato, venerdì 13 togliete, l'abbiamo sbagliato questo passaggio. Beh, quella la ricordiamo sempre, la ricordiamo sempre. No, fa sempre manca, bene, fa. Sassuolo-Napoli, poi Eintracht Francoforte-Napoli in Champions League e poi Empoli-Napoli. Queste sono le partite del febbraio azzurro, quindi comunque partite non troppo difficili. Togliamo, ripeto, questo Napoli-Juventus che purtroppo c'è in sovraimpressione, lo correggiamo, e sono partite però di squadre che lotteranno forse per salvarsi, quindi quello potrebbe essere un piccolo problema. Secondo me la tua regia Napoli-Juventus l'ha messa apposta per ricordarci quello che è successo, un patto celebrativo. No, vai. No, vabbè, ma penso sì, sono squadre che lottano per l'obiettivo salvezza, ma io penso che se il Napoli si esprime come stiamo vedendo, penso che è vero che il calcio è imprevedibile, quindi puoi battere la Juve 5-1 e magari toppare una partita molto semplice, tipo come ha fatto l'Inter con l'Empoli o altre situazioni. Poi è importante, perché poi dopo questo filotto a febbraio abbiamo due partite in casa con Lazio e Atalanta prima del ritorno a cavallo, mi pare, del ritorno di Champions, quindi io penso che molto si decida in queste quattro partite. Va bene, anche Giovanni, perché potremmo arrivare alla Champion, che certo, potremmo avere qualche punto in più, anche di vantaggio sulla seconda. Ti lasciamo al tuo lavoro, va bene, ma ti aspetto dopo. Ci vediamo dopo. Dai, per il finale. Allora, di nuovo microfono al nostro Pasquale De Simone. Allora, ragazzi, io vi dicevo, abbiamo fatto puntata precedente, ecco, abbiamo corretto il febbraio azzurro grazie alla regia che è stata veloce e pronta. Spezia, Cremonese, Sassuolo, Eintracht e poi la partita con l'Empoli. È un altro calendario rispetto a quello di gennaio. Parto da Marcello e poi vado da Pasquale. Avevamo affrontato Inter, Juve, Roma, insomma era un altro tipo di calendario. E il Napoli ne è uscito benissimo, perché poi, a parte la sconfitta con l'Inter, ha fatto bottino pieno. È un calendario che è chiaro che bisogna prendere con le molle, perché le squadre che lottano per la salvezza hanno il coltello tra i denti sicuramente, però devo dire la verità, leggendo questa sequenza di partite, comunque è una sequenza molto abbordabile, perché poi lo Spezia per esempio domenica gli mancheranno 8 giocatori, e giocatori importanti, tra Guinzola, la Cremonese viene al Maradona, un Maradona che è già quasi tutto esaurito, tutto per pieno. Cui, voglio dire, non è, poi l'Empoli certamente è una partita rognosa, però l'Empoli è una squadra che ti lascia giocare, idem il Sassuolo,
Per cui poi onestamente ragazzi, il Napoli, questo Napoli ha una tenuta mentale talmente forte e talmente, è una convinzione talmente grande nei suoi mezzi che non lo spaventa nulla, per cui sono così sereno. Allora, andiamo adesso un attimo in pubblicità, grazie alla regia, poi subito il nostro Pasquale Di Simone, poi dopo vi interrogo anche su De Laurentiis, quindi pubblicità. Costantemente, perché anche insomma, durante la pubblicità sì, ma andiamo avanti per ore, possiamo andare avanti perché non ci fermiamo mai. Oggi sia Marcello che Pasquale sono scatenati. Allora Pasquale, stavamo parlando di questo febbraio azzurro, giustamente diceva Marcello, è un calendario diverso, ma la consapevolezza di questa squadra è completamente diversa dagli anni passati. Completamente d'accordo con il discorso della tenuta mentale di questa squadra, l'abbiamo visto nelle, per la verità, poche occasioni in cui si è trovata in difficoltà, c'è stata sempre una reazione molto forte, molto convinta, lo testimoniano anche l'ultimo quarto d'ora, gli ultimi 20 minuti contro la Roma, dove, voglio dire, l'episodio del pareggio in altri tempi probabilmente avrebbe avuto un impatto molto forte sulla psicologia dei calciatori. Io mi sono fatto un'idea, questa squadra è una squadra di ragazzi giovani, come dire, sono un po' incoscienti, un po' sbarazzini, un po' come non avvertissero le pressioni, le tensioni, probabilmente perché non le conoscono ancora, sono alla prima esperienza importante. Kvaraskhelia giocava dove giocava, Kim era un coreano che giocava nel campionato turco, per amore, che non è la Premier, voglio dire. E allora sei una squadra che gioca sempre, credo che continua a giocare comunque vadano le cose. Devo dire che c'è stato un ottimo lavoro anche di Spalletti, e soprattutto tranne qualche occasione, ma noi dobbiamo dare un giudizio complessivo, non delle singole partite o dei singoli episodi, una gestione molto oculata, molto intelligente della rosa, che è la vera forza di questo Napoli. Perché io mi sento di dire che tranne Lobotka, che non ha un vero e proprio sostituto, e spero che Giuntoli ci stia già pensando per il prossimo anno, tutti quanti gli altri hanno un doppio che, se non li equivale, ma sicuramente non li fa rimpiangere, ecco, questo voglio dire. Allora io ringrazio la mia redazione, perché come al solito internet, TikTok stanno girando notizie, situazioni di un certo modo. Purtroppo ogni tanto mi vedete guardare il telefono perché mi stanno scrivendo e mi stanno dando delle notizie anche i miei autori, e ringrazio Andrea Setaro e Pasquale Rosiello. Allora sta girando, ieri è girata la telefonata, Marcè, e dopo ne parliamo un attimo prima di tornare poi ai fatti calcistici, perché io so che i tifosi vogliono sentire parlare di calcio. Sta girando questa chat
con una, poi abbiamo capito che è un fotomontaggio dove ci sarebbe questa ragazza anche molto giovane che tra virgolette si messaggia o si messaggerebbe con Di Lorenzo, però ripeto, la mia redazione, i miei autori, i miei ragazzi della redazione mi stanno facendo sapere che insomma è tutto rientrato, perché la ragazza ha ammesso che era un fotomontaggio. Meglio così, perché no, perché sennò già lo so, no, perché già lo so che stasera, domani si parlava solo di questo. Allora io capisco, ecco, qual è il problema della scaramanzia che io purtroppo mantengo ancora, perché a Napoli poi succede di tutto. Noi siamo i primi, forse tutti, non parlo di giornalisti perché non voglio parlare di giornalisti né di opinionisti né di siamo i più grandi avversari. Bravo, di siamo noi stessi, i più grandi avversari di noi stessi. Dopo, dopo vi leggo un messaggio che mi è arrivato che è molto carino. Nemici più che avversari, nemici. Nemici. Allora diciamolo, sta girando questa cosa, questa notizia, cioè questa notizia, questo Facebook, questo TikTok, non gli date retta. Questo inciuscio, chiamiamolo. Bravo, questo alla napoletana. Non questa è cofecchia. Vero. Ma poi questo pettegolezzo. Dico anche una cosa. Il calciatore che poi gestisce la sua vita privata come messaggio, ai tifosi cosa interessa se Di Lorenzo, ma voglio dire, diciamolo la napoletana, mette in acumare, no, cioè, ma non ce l'ha, però cioè, diciamolo, dire, non ce l'ha, però voglio dire, Marcello, non è il primo calciatore. Tu sei parecchio più giovane sicuramente di me e forse non anche, so, anche di Francesco, ma qua insomma ci sono stati personaggi come Altafini, Kroll, che hanno dato sotto sicuramente questo, però non parliamo di Cavani più recentemente, hanno dato, hai capito? Quindi a me interessa solo che la domenica vadano in campo e facciano quello che devono fare. Però tu lo sai, Pasqua, poi bisogna impermeabilizzarsi rispetto a queste cose, hai ragione, c'è il rischio che a Napoli come dire un pelo diventi una trave, cioè, questo assolutamente dobbiamo evitare. Assolutamente. Allora, quindi, e ritorniamo a quella che è la situazione un attimo, veramente ragazzi, poi passiamo avanti, dopo con la regia vi facciamo vedere quest'altra schermata sulla questione De Laurentiis, fake, non fake, costruita d'arte e via dicendo. Io stamattina nel pomeriggio ho fatto la puntata pomeridiana, ho detto l'unica cosa però che De Laurentiis ha voluto sottolineare nel tweet che poi anticipava questa telefonata, che io vi giuro qualsiasi sito non la teneva nessuno. Sì, è vero. La telefonata è uscita dopo il tweet, ma un'oretta dopo. Sì, su Calciolavoli 24. Ma su altri colleghi, anche gli amici di Radio Club 91, sì. Io ero in diretta con loro intorno alle 2:15, 2:20, e loro mi hanno fatto sentire questa telefonata, cosa che nessuno la sentiva quando il tweet di De Laurentiis era delle 2:10. Sì, esatto. Allora, diciamola tutta, l'unica cosa che ha detto De Laurentiis, io ci credo alla Champions. La domanda che vi faccio, ripeto, non voglio entrare sulla telefonata, se volete dire qualcosa la diciamo. De Laurentiis però punta in alto, perché? Per il brand o solo per un fatto economico? Io penso per il brand in generale, cioè lui è rimasto colpito della Roma in semifinale di Champions. Secondo me per tutti e due, per un discorso, innanzitutto per un discorso tecnico, perché il Napoli ha dimostrato che può giocarsi tranquillamente le sue carte in Europa, ha vinto il suo girone di Champions, girone difficile, molto difficile, e sfido chiunque all'epoca del sorteggio ad agosto a dire che il Napoli vinceva e passava da primo sul Liverpool e l'Ajax, quindi voglio dire è un girone difficilissimo. E io credo che De Laurentiis, che ha molti difetti ma da questo punto di vista è sempre un passo avanti come visione, ha visto che il Real Madrid è a fine ciclo, il Barcellona è in ricostruzione, il Paris Saint Germain ha problemi, il Chelsea non ne parliamo proprio, l'unica delle grandi stabili è il City, che ha una forza importante, perché il Napoli non può provare ad eguagliare la Roma di Di Francesco e arrivare ad una semifinale? Io credo che questa sia una riflessione che ci può stare tranquillamente. Poi voglio dire, sulla telefonata rubo 30 secondi. Vai, no, fallo. Io dico una cosa. Probabilmente l'interlocutore, non so chi sia,
era conosciuto dal presidente, perché sì, se no non si dilungava a rispondere. E non si rispondeva. Però la cosa che mi sento di dire, presidente, quando ti arriva una telefonata anche da una persona che conosci, ricorda che sei sempre il presidente del Napoli e che sei un personaggio pubblico. Bravissimo. Per cui magari anche se delle cose le pensi, non le dire in privato, perché purtroppo il mondo è anche in privato, lo sai, è anche in privato, però voglio dire, magari dille in privato, perché poi purtroppo becchi la persona che ti registra la telefonata e la mette esatto, sotto. Esatto, quello cattivo che vuole fare anche lo scoop, esatto, vuole fare i click, vuole fare siamo qua per questo. Innanzitutto non dobbiamo mai dimenticare che De Laurentiis è uomo di spettacolo, quindi spettacolarizza tutto, o almeno ci prova. Poi somiglia anche a qualche politico amico suo, nel senso che qualche volta è trascimante, e questo naturalmente finisce col fargli danno. Io credo che in questo momento lui avesse o abbia ancora, mi riferivo alla telefonata ma anche ad altre situazioni, un grande bisogno di tornare a parlare dopo mesi di silenzio, perché dopo la rivoluzione estiva tutti ricordiamo come De Laurentiis qualche sassolino dalla scarpa anche, certo, fosse completamente scomparso dai radar e avesse delegato altri, giunto lì in primis a comparire, perché come dicono in Val d'Aosta si trattava di pigliare mazzate. Esatto, okay, esatto, perfetto, bravo. Ora è tornato in pista perché è giusto che lo faccia e i fatti gli stanno dando ragione, però c'è sempre il piccolo vulnus. Io ho sempre sostenuto e sostengo che tutti quelli che hanno un ruolo istituzionale alto, lo dicevo anche di Berlusconi, attenzione, sì, sì, è un ruolo istituzionale, non adesso il Presidente della Repubblica, il Presidente del Consiglio, il deputato, l'eurodeputato, il grande magistrato, tutti quelli che ricoprono un ruolo istituzionale, cioè istituzionale intendo dire che hanno un impatto forte anche sulla gente, tutto quello che dicono ha un impatto forte sulla gente, e devono misurare un po' le parole, cercare insomma di essere più composti. Poi le cose si possono dire in tante maniere, ripeto, il Napoli, non credo che De Laurentiis abbia nella testa che il Napoli può vincere la Champions, no, perché no, altrimenti no. Però gli piace, sarebbe, no, che arriva la... il messaggino lo vuole lanciare, perché in questo momento si sente forte da poterlo fare. E lui tra l'altro in tempi non sospetti, tempi pre-Superliga per intenderci, ha sempre parlato di campionati europei, ecco, di certo, campionati mondiali, la Champions prossima gli piace assai. Sì, vabbè, ma è chiaro. Secondo me è un discorso che ci sta. Sì, allora, è un ambito salutare... che lo affascina, sì. E non potrebbe che essere così. Sì. Allora, fatemi salutare tanti amici che ci seguono, tra cui Carmine Malafronte, Nicola Caliendo, Laura. E poi c'era un messaggio dell'amico Gennaro, che vado a recuperare tra i tanti messaggi che mi sono arrivati, che mi diceva quello che poi parlavamo prima: siamo un popolo unico ed incredibile, abbiamo agognato lo scudetto per più di 30 anni. E adesso che possiamo finalmente riabbracciarlo, pensiamo alla Champions, come indicano le grandi testate del Nord, nostri nemici da sempre. Non ci caschiamo, ragazzi. Vogliono fare in modo che a fine anno lo scudetto passi in secondo piano e che possano scrivere di fallimento in Europa. Francesca, nisciuno e fess. Un po' quello che ha detto Costa Curta. È un po'. Ragazzi, sì. Io non me la aspetto da Costa Curta, Marcello. Lo so, però sai, purtroppo ci sono alcune situazioni che sono nord-centriche. Brucia troppa gente, quello che il Napoli sta facendo. No, no, questo è vero. Brucia purtroppo proprio le parti intime. Sì, anche perché... Hai capito quello che il Napoli sta allora, facendo? Io faccio... Questo, no, diciamo per una riflessione. Vai, anche Marcello, al tempo di Diego... quando no, è arrivato Diego, Napoli era simpatica. Ah, che bella squadra! Bravo, quando hanno capito che con Diego... vincevamo, era la fine. Sono partite le polpette avvelenate. Napoli è diventata antipatica. Sono partite le polpette avvelenate. È successo e ora sta succedendo l'identico fatto. Perché quando poi il Sarri Ball 91 punti, lo spettacolo, sì, va bene, la Coppa Italia va benissimo, cioè, e però quando poi vinci lo scudetto con 15 punti di vantaggio diventa un po' particolare. Vi posso dire una cosa, ve la voglio dire, guardate, c'è un riferimento familiare, ma rende bene l'idea di quello che sta accadendo. Mia moglie è tifosa del Napoli,
dopo il gol di Simeone, dove non l'ho mai vista gridare tanto, anche se tifa sempre, ma ha fatto quasi paura perché è andata proprio oltre. Lei tutte le domeniche sera dice voglio sentire Caressa, perché si è resa conto, dice, ma come è possibile, si parla mezz'ora della Juventus, tre quarti d'ora del Milan, un'ora e mezza dell'Inter, e tre minuti se scappa per dire che il Napoli è primo in classifica. Guardate, è imbarazzante questo, e lo dico a questo punto da giornalista, è imbarazzante. Lo so. Imbarazzante sì, perché imbarazzante, sì. Si può essere portatori di interessi altri, chi fa il nostro mestiere, lo sappiamo molto bene. Però la deontologia professionale, abbiate pazienza, non bisogna sputtanarsi, scusate il termine forte, fino a questo punto, cioè fate capire chiaramente che il Napoli vi sta sugli zebedei e adesso sto tracimando io. Non ti preoccupare, non sono più ragazzi, lord. Incredibile ma vero, la Cremonese sta vincendo anche con la Roma, quindi per ora rigore di Dressers e vantaggio della formazione lombarda. Allora, avete parlato di Simeone, tu hai parlato di Simeone, guarda, ti faccio vedere questa bella schermata che abbiamo preparata, perché Simeone sta diventando l'uomo dei gol pesanti, gol al Milan, gol al Liverpool e gol alla Roma, quasi a dover giustificare quei gol che fece contro di noi, e ve li ricordate bene, come no. Quando il Napoli perse con Sarri proprio a Firenze dopo quei fatti di Juve-Inter. Sono passati diversi anni, il doping però... arbitrale bravo, però questo Ciolito ci sta facendo divertire, Pasquale. Una cosa che non dico mai, ma questa volta me la concedo, perché l'ho detta veramente, perché oramai è una certa età per cui posso dire io l'avevo detto. Da tempo indicavo Simeone come alternativa credibile, valida, idonea tecnicamente, sotto tutti quanti gli aspetti, ad Osimhen. E il ragazzo sta ripagando. Innanzitutto io ho un mio mantra. Io voglio che a Napoli vengano sempre persone che scelgono Napoli, non per ripiego. Simeone ha scelto Napoli rifiutando club europei, il Dortmund su tutti, importanti, dove avrebbe fatto il titolare. Poiché è argentino, poiché giocare nel Napoli per gli argentini è un onore, perché la squadra è un adoro, poiché il padre gli ha detto vai a Napoli e non ti preoccupare, il ragazzo è venuto e sta ripagando pienamente la fiducia. Sono preoccupato, Francesco, e spero di sbagliare qui, perché mi giunge qualche vocina che forse potrebbe non essere confermato il prossimo anno. Mi dispiacerebbe da morire, perché questo ragazzo, scusami, chiudo, tra l'altro ha confermato una grande professionalità, perché lui viene qui, gioca poco, non protesta, ha capito che Osimhen, quindi lui più di tanto, però si fa trovare sempre pronto e soprattutto, come abbiamo letto nella schermata, gol decisivi e pesanti. Questo significa che è un grandissimo professionista. E chiudo dicendo che ha l'età giusta, quella in cui i grandi attaccanti maturano e danno il meglio di sé. Sicuramente. Io lo terrei tutta la vita, ma il Napoli lo terrà, spero, poi non so se cambierà qualcosa nei prossimi mesi, però dai, lo tieni. Io credo che lo terrà. Lo confermerà sicuramente, anche perché, come diceva giustamente Pasquale, è un ragazzo molto serio, un ragazzo solare che è sempre col sorriso, i compagni lo adorano perché è un grande lavoratore, è uno che ha il culto della squadra. E poi, ragazzi, io dico una cosa: dal primo giorno che è arrivato a Napoli, noi napoletani l'abbiamo percepito come uno di noi, l'abbiamo percepito come un napoletano autentico. Ma perché credo che anche i tifosi sapessero quello che sappiamo noi, che lui ha scelto di venire a Napoli. Sembrava che fosse stato sempre qua, perché veramente è uno che è carnale. Mi hai tolto la parola di bocca, Marcello. È carnale, bravo. La maglia azzurra. E questo è una cosa importante. E io credo che questo criterio che tu dicevi prima abbia ispirato anche un po' il mercato estivo del Napoli, cioè giocatori che vogliono venire a Napoli. Sì, magari Napoli è stata spesso negli anni una stazione di transito per altri. O di ripiego. Però comunque la convinzione di fare a Napoli un percorso importante, poi magari di spiccare il volo. Però, Lozano, per esempio. Come Lozano. Detto quelle parole. Esatto. Vabbè, poi diciamo che è rientrato, speriamo che anche Lozano usi. No, ma io credo che, insomma, il Ciolito possa rimanere a Napoli, è chiaro.
Raspadori è un giocatore giovane e avrà il suo futuro. Osimhen, vedremo quali saranno tutto le dipende sirene. Da Osimhen, esatto, le sirene ruota tutto attorno a Osimhen. Ne parliamo dopo di Osimhen, perché voglio aprire proprio una pagina su di lui. Allora chiedo alla regia, ci andiamo un attimo in pubblicità, un minutino di pubblicità e rientriamo, dai. Eccoci tornati, Club Napoli Night, siamo al ristorante pizzeria al 22 con Pasquale De Simone e Marcello Altamura, che ringrazio per essere con noi. Allora scriveteci 342 38 12 922, mi raccomando, potete usare il numero WhatsApp o anche sulla diretta Facebook potete dirci la vostra. Poi più tardi proviamo ad aprire le linee, però è chiaro, per ora il WhatsApp è il vostro punto di riferimento, potete interagire con noi e potete dirci la vostra oppure sulla nostra diretta Facebook. Siamo anche su Teleclub Italia, quindi sia su Club Napoli che su Teleclub Italia. Allora, è il re di Napoli ormai, è diventato il re di Napoli, ragazzi, si stanno, come dire, cambiando le strategie anche dei gol, su come bisogna paragonarlo. Qualcuno ha detto Careca ha detto Pelé, insomma di tutto Cavani, Higuain, Osimhen, re di Napoli ragazzi, è il titolo, guarda qua, eccolo qua, il TG3 questa Campania. È la nostra scherma, non lo sapevo, vedi, questo sì, l'ho fatta stamattina, no, per carità, l'abbiamo preparata. Comunque proprio re di Napoli in questo momento. Parto da Marcello, poi vado da Pasquale. Sì, beh, Salo, ti hanno rubato l'idea. Beh, un trascinatore incredibile, questo ragazzo è cresciuto tantissimo sia sotto il profilo tecnico sia sotto il profilo caratteriale, profilo mentale, anche comportamentale, perché tu lo vedi in campo che il compagno sbaglia un passaggio e lui applaude. L'anno scorso volavano strepiti e insulti, invece è un giocatore maturo. Io credo che lui abbia iniziato la stagione con un obiettivo: fare 30 gol e proporsi, ovviamente aiutare il Napoli a vincere, perché è chiaro che è un professionista, però diciamo mettersi anche in vetrina per un futuro, perché questo è un ragazzo ambizioso che è partito dal nulla di Lagos, però è un giocatore che ha capito che per le sue caratteristiche, fisico, veloce, bravo, potente certo, dirompente nella sua fisicità, può veramente fare la differenza nel calcio moderno, e lui lo ha capito. Pasquale. Devo dire, difficile aggiungere qualcosa a quanto detto da Marcello, che ha fatto un quadro completo, esauriente, esaustivo, preciso. Io aggiungerei il fatto che questo ragazzo sta diventando veramente il leader di questa squadra.
e lo si vede non solo in campo, anche fuori dal campo, ecco, anche quando viene sostituito. Lui continua a fare l'allenatore in panchina, insomma, insieme a Spalletti, a spingere i compagni, a fare l'ultra della curva, e questo è il sintomo di un attaccamento alla maglia. Poi quali che possano essere i suoi progetti, al momento non ci interessa, ce lo godiamo noi, sta dando il massimo. Credo che sulla sua crescita e sulla sua maturazione penso di poter dire che ci sia molto lavoro anche di Spalletti, assolutamente, quale sicuramente gli ha insegnato movimenti e dinamiche di gioco che l'anno scorso mi sembrava gli fossero completamente sconosciuti. Quindi lui oggi non, sul lancio lungo non fa il colpo di testa, fugge in avanti e poi dovunque si trovi è costretto a tirare in porta, perché l'anno scorso funzionava così e non funzionava bene. Quest'anno ferma la palla, dialoga con i compagni, scambia, detta il passaggio, insomma si vede che è un giocatore in totale assoluta crescita e soprattutto fiducia. Bravo, è, fiducia, è il grande tesoro del Napoli, ragazzi. Questo giocatore è cambiato, ve lo ricordate quanto protestava con gli arbitri? Come? Certo, lui l'ha detto anche comportamentale, Marcello ha detto tutto. Questo è fondamentale. Non fa più, non dice più composto. Per me ha preso un'ammonizione contro Smalling domenica scorsa che è gratuita. Oscena, perché poi l'Asim, il buon Orsato, protagonista, lo conosce, doveva fare la sua giocata. Certo. Questo è un ragazzo che ha capito, come dicevi tu, come si sta in campo. Che può veramente, cioè, ambire. Allora, io ricordo una conferenza stampa, una delle prime conferenze stampa di Spalletti ritiro, dove disse una cosa, credo che fosse il giorno dopo o comunque qualche giorno dopo del suo arrivo in ritiro. Sì. Lui disse: Osimhen è un calciatore fortissimo, deve solo capire che deve essere il leader di questa squadra. Esatto. Bravo, e in questo senso Spalletti, lo dico proprio, come dire, in maniera rotonda, ha fatto un capolavoro su Osimhen. Vero, grandissimo lavoro. Un lavoro encomiabile sulla fisicità, sulla testa di questo ragazzo, che è un giocatore completo, e devo dire che il ragazzo si è affidato all'allenatore. Spalletti credo di poter dire che è uno dei pochi allenatori ancora in giro, soprattutto quelli della vecchia guardia, che insegnano il calcio. Assolutamente. Una volta era Zeman piuttosto che qualcun altro. Lui è uno che insegna calcio. Insegnare calcio significa prendere il giocatore da parte, spiegargli in ogni fase di gioco quello che deve fare, insegnargli i movimenti, le dinamiche di gioco, l'aspetto tattico che è fondamentale. Lui era un selvaggio l'anno scorso, cioè calcisticamente parlando, era un selvaggio, grande esplosività, grande forza della natura, però poi a volte si perdeva in un bicchiere d'acqua. Ecco, adesso non spreca una palla. Francesco. Ragazzi, tutto è capitato a Castel di Sangro quando Spalletti lo caccia dall'allenamento. Perfetto. Perché noi, ecco, purtroppo dobbiamo dire che eravamo sempre là, sempre live, anche in quella giornata, e a un certo punto lui si arrabbia in una maniera incredibile per un contro fallo. Anghissa. Esatto, e lì poi Spalletti dice: vai a fare la doccia. È cambiato. Ecco, per esempio, mi viene in mente. Ha capito pure un po' le gerarchie. Probabilmente. La differenza, per esempio, tra all'inizio della stagione tra Osimhen e Simeone. No, Simeone è un attaccante, per quel che osservo io, vedendolo giocare, che fa sempre i movimenti giusti, cioè non spreca una stilla di energia superflua, cioè si muove da attaccante. Osimhen fino all'anno scorso era uno che sprecava un mare di energia, correva a vuoto, bene. E ti ricordi quante volte Spalletti dalla panchina lo fermava, diceva: fermati, adesso non correre, è inutile ora. Adesso è uno. Allora giusto proprio un attimo, perché poi non la disturbiamo che sta giustamente cenando qui al 22. Io ringrazio l'assessore allo sport, la dottoressa Ferrante. Buonasera, grazie per essere con noi un attimo qui in diretta su Teleclub Italia.
la ringraziamo. È stata una sorpresa. È stata una sorpresa, non lo sapevamo, anzi la disturbiamo un attimo. È chiaro che quando si parla di Napoli, di calcio, in questo momento è un momento bellissimo, sicuramente, perché il Napoli sta facendo una grande cavalcata e credo che sia anche per la città importantissimo. Sì, infatti ascoltavo, cercavo di capire cosa stavate dicendo. Sì, è un momento delicato, stavamo parlando anche di questo. Io sono molto scaramantica, quindi... Anche io, anche noi qua di qua siamo scaramantici. C'è la maglia azzurra. Di tenere una divisa, insomma, anche per i prossimi giorni. La cosa importante però, ecco, è quello di quello che mi fa piacere pensare è seguire questi ragazzi, vedere davvero in religioso silenzio questi grandi passi in avanti che stanno facendo. Io penso che la squadra ha acquisito nel corso di questi mesi davvero una consapevolezza importante, quindi io credo che dobbiamo ringraziare il nostro allenatore eccezionale, che credo che abbia davvero che sia stato capace di dare di creare quello spirito di squadra che secondo me mancava anche da un po' di tempo. E il fatto probabilmente che sono tanti ragazzi che si sono trovati, ognuno veniva da un'esperienza completamente diversa, ecco, anche poco conosciuti qui a Napoli, ha fatto la differenza. Hanno trovato il giusto ispiratore e allenatore e hanno trovato la giusta forza davvero per immaginare un'impresa che magari fino ad un anno fa sembrava impossibile. Domanda di Pasquale. No, volevo chiederle questo. Lei lavora qui a Napoli, assessore, quindi conosce la città. Ma lei pensa davvero come tanti che nel caso in cui dovesse verificarsi quella cosa che non pronunciamo, potrebbero esserci per Napoli, per tutta la città, potrebbero esserci delle ricadute davvero importanti? E se sì, sotto quale profilo in particolare? Ma sicuramente, io penso che noi abbiamo visto quello che siamo stati capaci di fare. Per la telecamera. Abbiamo visto cosa siamo stati capaci di fare, per esempio, semplicemente quando in occasione dell'anniversario della morte di Maradona abbiamo fatto venire, sono venuti spontaneamente tifosi argentini in tanti a Napoli. Se io ricordo quello che abbiamo fatto quando abbiamo vinto i due scudetti tantissimi anni fa, e io credo che oggi io ero in piazza a festeggiare nell'87 e nel 90. Io credo che oggi davvero potremmo fare tante cose diverse, anche perché oggi la città di Napoli è lanciata nell'ambito del turismo, nell'ambito della cultura, ecco, stiamo cercando anche nell'ambito dello sport di fare tanti passi in avanti. Sapete che ci siamo candidati a capitale dello sport, certo, 2026, incrociamo le dita, e quindi stiamo cercando di impostare davvero un discorso completamente diverso. E sicuramente i tifosi napoletani sapranno dare dimostrazioni e potrebbe essere davvero una grande attrazione, insomma, anche per tutte quante le altre città. Un altro minuto glielo ruba il collega Marcello Altamura. Sì, anche perché io quando incontro l'assessore gliela faccio sempre questa domanda. Lo so già, ma non dove vuoi non posso, a non posso non posso non possiamo esimerla da fare. A maggio, che se succede quello che succede possiamo, ovviamente non a maggio ma magari più in là, un regalo alla città, il museo del Napoli, il museo di Maradona. Allora sicuramente si organizzerebbe una grandissima festa, e sicuramente stiamo lavorando anche in quella direzione, quindi il museo potrebbe essere il suggello finale, insomma, sicuramente ci stiamo lavorando, ma dobbiamo fare tante altre cose in quella occasione che speriamo. Non vogliamo parlare. Beh, però sarebbe veramente bello la domanda di Marcello, assolutamente, lo sappiamo che avere un museo. Sì, ma infatti al Maradona, abbiamo tante cose in altre zone, esatto. Vediamo, sì, ma infatti fare. Noi stiamo anche ragionando per un percorso turistico. Infatti immaginavo insieme anche all'assessore al turismo, cioè proprio di immaginavamo un percorso turistico che non fosse concentrato solo su una municipalità, insomma, ma anche in giro per Napoli, per far conoscere anche il resto di Napoli, proprio attirando i turisti di Maradona, insomma, i tifosi napoletani. Proprio velocissimo, telegrafico, noi finora stiamo facendo forse perfino un po' troppo i tifosi. Bravo. Ma poi dopo spiego la posizione del giornalista trattino tifoso.
Adesso voglio fare da il giornalista, faccio una domanda pure un pochettino forse più impegnativa. E i rapporti col calcio Napoli come sono al momento? I rapporti col calcio Napoli sono buoni, è una delega del sindaco che però cioè, gestisce Natunavia coordinatamente con noi, ma sono buoni. Ottimi. Assolutamente. Grazie di cuore. Grazie a voi, in bocca al lupo, forza Napoli. Pierpaolo Baretta, in bocca al lupo a tutti, grazie. Arrivederci. Bocca al lupo e buon lavoro. Improvvisata, ringraziamo l'assessore perché insomma era proprio un'improvvisata, anche l'assessore Pierpaolo Baretta che era qui con attenzione al braccio perché sennò giustamente esci fuori dall'inquadratura, caro Pasquale. Insomma era interessante parlare, è chiaro Marcello, la domanda su quella che è la questione del museo, la speranza è questa. Io ricordo di aver parlato di questa situazione, intanto stiamo vedendo anche la zona pizza, ragazzi, che mi fa venire la fame. Vabbè, dopo la zona pizza, dopo mangeremo un'ottima pizza qui al 22, ecco qua, guardate come la infornano, ragazzi, così tutto live. No, ti dicevo, anche con l'assessore precedente Ciro Borriello spesso ne abbiamo parlato, anche di tutto quello che fu portato sotto, diciamo, quella sorta di lapide che venne fatta per Diego Armando Maradona, che sta ancora nello stadio, e c'è ancora tantissime cose, palloni, sciarpe, disegni di bambini. Quella roba lì non va persa per me. No, allora io sicuramente apprezzo e credo allo sforzo sincero dell'assessore Ferrante, che appunto è tifosa ed è una persona squisita ed è un politico molto valido. L'unica cosa che vorrei, da cittadino, neanche da addetto ai lavori, evitare è che anche su questa questione del Museo Maradona, Museo del Napoli, si facciano guerre intestine tra istituzioni per chi ci deve mettere il cappello e deve essere più bravo, e quindi noi siamo più bravi perché trainiamo la questione. Allora, questa è una cosa importante per la città, perché Maradona è ormai entrato nella storia, il Napoli è nella storia di questa città, ci si avvia a scrivere una pagina di storia, perché questo è il calcio, è storia sociale, non è storia solo sportiva. Certo. E quindi cerchiamo di, come dire, cooperare e portare a un mattoncino alla città senza far guerre di bottoni che sono sempre stucchevoli. No, tra l'altro quello che tu dici molto giustamente, che condivido, segue la domanda che ho fatto all'assessore, come sono i rapporti col calcio Napoli, perché soprattutto in un momento come questo la sinergia fra la massima istituzione cittadina e il club sarebbe fondamentale per il raggiungimento di qualunque obiettivo, sia dal punto di vista sportivo sia dal punto di vista sociale, economico e di crescita della città. Quindi il Museo di Maradona sarebbe, penso, una pietra miliare per avviare questo discorso. Napoli è una città che vive di calcio, si sa, e il calcio qui è un traino, può diventare a certi livelli un traino fortissimo. Chiudo dicendo una cosa che non c'entra niente con tutto questo, però siamo parlati di giornalisti tifosi, ho fatto una battuta, ho detto stasera stiamo facendo più tifosi che giornalisti. No. Io ho una mia idea, sì, l'ho vai. Sempre avuta e non la rinnego. Io non mi vergogno a dire che sono tifoso del Napoli. Ma perché non dovremmo? No, tra l'altro, se non si è vergognato per tanti anni un collega, ma posso, devo dire un maestro illustrissimo come Giampaolo Orbezzano, torinista fin nel midollo osseo, e tanti altri come lui, non vedo perché non possiamo esserlo noi. Il discorso è dimostrarci sempre credibili, non essere schiacciati a tappetino sul Napoli, né essere poi ipercritici sempre e comunque. Bravo. Io tifo Napoli fino al 90° più recupero, poi recupero, ci provo la mia lucidità e giudico quello che ho ma visto. Ma noi dobbiamo essere credo così. Credo che questa sia la posizione deontologicamente più corretta. Deve essere così, ma io lo dico sempre, adesso
perdonatemi che faccio un passaggio personale, l'Eb Napoli ha sempre fatto questo, cioè ha provato a spingere il carro, né a salire né a scendere né a risalire, abbiamo provato a spingere il carro, l'abbiamo detto mille volte e ringraziamo i tanti tifosi che ci seguono e sanno la nostra, il nostro modo di fare, il nostro modo di muoversi. Allora il nostro amico Cesare ci dice: Spalletti è stato fondamentale per Osimhen ma anche per Elmas, Lobotka e lo stesso Mario Rui, che è migliorato tantissimo nei movimenti difensivi. Spalletti è un professore. Sì, 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 non c'è dubbio. Siamo d'accordo? Assolutamente, sì. Non c'è dubbio. Guarda, Mario Rui, scusami se ti prego, Mario Rui è un giocatore fondamentale per questa squadra. Fondamentale perché è un centrocampista aggiunto in fase di possesso palla ed è un difensore in fase di non possesso intelligentissimo dal punto nonostante di la taglia fisica ridotta. È preziosissimo. Allora, il rapporto, scusa, ti do la parola, è il rapporto con Oliveira è buonissimo e soprattutto questo ragazzo, che secondo me è il futuro del Napoli, certo, lo ha spronato a fare meglio. Assolutamente, Oliveira ha 24 anni credo, sì, e quindi sicuramente rappresenta il futuro. Mario Rui ne ha 31, va per i 32, per è come Goulam, 91 se non ricordo male. Ok, perfetto. La mano di Spalletti è anche qua, io non metto paura di essere impopolare, quando il Napoli ha preso Spalletti io non ero contento perché non, è una scelta, una scelta che non mi convinceva anche tu, meno male, siamo almeno in due, ma credo anche di più. Invece, al netto degli errori gravissimi che Spalletti ha fatto l'anno scorso nelle tre partite decisive che avrebbero potuto consegnare con un po' di anticipo lo scudetto al Napoli, lì si è un po' perso, e di qualche altro errore di valutazione, ma chi non fa non falla, quest'anno ha fatto un lavoro grandissimo, grandioso, e ha fatto un lavoro in particolare, come dicevi tu, su alcuni giocatori ma anche sull'assetto tattico del Napoli. Voi avrete notato sicuramente, come ho notato io, che il più delle volte nel corso di una partita i due terzini, cioè Di Lorenzo e Mario Rui, danno gli assist, sono gli ispiratori e sono coperti dietro dalle due mezze ali, quando non dai due esterni di attacco. Al netto dell'errore di Lozano che si è perso il Sharawi contro la Roma, qualcuno dice ma lui non fa il terzino, e no, nel calcio moderno non funziona così. Se Di Lorenzo ha scalato al centro per coprire un avversario, tu quello lì lo devi almeno guardare, non dico marcare, ma almeno guardare. Il problema, sai, che secondo me in quel gol che tu hai citato, tu giustamente dici il calcio, nel calcio moderno l'attaccante esterno deve fare il terzino, però Lozano secondo me, e io ne sono sempre stato convinto di questo, è il suo grande limite, è un giocatore che ha solo la dimensione offensiva, meno adatto di Politano a fare quel lavoro, sicuramente solo la dimensione offensiva, cioè lui è uno che deve giocare negli ultimi 16-20 metri, basta. E questo è il motivo per il quale io credo che il Napoli stia cercando, un esterno con altre caratteristiche, sicuramente perché nel calcio moderno tu non puoi giocare così. Ripeto, se i due terzini li troviamo a ridosso dell'area di rigore avversaria a dare gli assist, insomma, assolutamente, chiaro che gli altri devono coprire. E questo però è stato un grandissimo merito di Spalletti, che tatticamente ha disegnato un Napoli che in questo modo è anche abbastanza imprevedibile per gli avversari. Sì, come no? Quindi c'è un tasso di imprevedibilità che rispetto all'anno scorso è molto cresciuto, ed è dal mio punto di vista. Ed è equilibrato. Ed è una squadra molto equilibrata. E mi date l'ok, anche perché ne avevamo parlato, diciamo, a microfoni spenti prima dell'inizio della trasmissione, di parlare di un altro ruolo, quello del portiere, perché Alex Meret anche con la Roma è stato determinante almeno in uno o due interventi. Questo ragazzo è cresciuto, io nella schermata che vediamo in sovraimpressione dico è diventato grande, è la domanda che giro ai nostri amici da casa, che possono scriverci al 342 38 12 922, e la giro a voi che siete qui con me. Parto stavolta da Pasquale e poi vado da Marcello. Sai quanto ti voglio bene? No, e tantissime volte, 9 volte su 10 mi trovo d'accordo con quello che dice un collega di cui ho grande stima, non te lo dico per piaggeria. Lo so, grazie. Su Meret non sono molto d'accordo perché è sicuramente stato decisivo, però ha rischiato di esserlo anche all'incontrario, perché conserva in un quadro di rendimento complessivo sicuramente cresciuto, e su quello non c'è dubbio,
però conserva dei difettucci dai quali pare che non riesca a liberarsi. Io lo vedo poco padrone dell'area di rigore nelle uscite e col gioco coi piedi e nel gioco coi piedi ancora non mi però convince. Però lo sai Pasquale, io questa cosa io non so se sarà il portiere del Napoli del futuro, non lo so questo, però io vi dico una cosa, ho questa sensazione. Penso che voi tutti, non so se l'avevate mai sentito, lui urla in difesa e quest'anno lo sta facendo ancora di più. Ora sì, non parlava. Ora sì, prima non parlava. Ragazzi, noi e questa è la sua crescita. Io ho detto in un quadro complessivo di crescita, però mi pare che ancora abbia delle cose però, da migliorare. E non so se il Napoli vorrà aspettarlo. Ecco, questo non lo so. La mia idea. Poi ne riparliamo. Però dico, io l'avevo visto sempre timidino, ho avuto quelle poche occasioni che l'abbiamo intervistato, è stata a Di Maro, dove lui è un ragazzone per bene, di grande, esatto, ragazzo per bene, per bene assolutamente. Però ti dico la verità, noi siamo stati ad Antalya in Turchia e abbiamo sentito nella partita con il Crystal Palace, che eravamo lì praticamente come siamo adesso con le telecamere che abbiamo qui davanti, avevamo Alex Meret che guidava la difesa e quella non era una partita con i ragazzini, c'erano quasi tutti i titolari e lo sentivi parlare da Osimhen davanti al difensore vicino che poteva essere Mario Rui o qualcun altro, insomma lui chiamava la difesa, urlava, faceva vedere la sua importanza nella costruzione sia del gioco che nella costruzione difensiva. Marcello, allora io dico che sicuramente è cresciuto molto ed è cresciuto nella misura in cui lui ha sempre avuto bisogno di avere una certezza psicologica, cioè di dire tu sei il titolare questo e non hai alle spalle qualcuno che ti faccia ombra o che voglia prendere il tuo posto. E quando vai a Castelvolturno per l'allenamento, io allenatore, staff tecnico, ti batto una mano sulla spalla e ti dico: Alex, tu sei un grandissimo portiere, sei un portiere da nazionale, sei forte. Questo ragazzo aveva bisogno di questi stimoli e la differenza si è vista. Il problema è che, come giustamente diceva Pasquale, lui ha dei passaggi a vuoto e questo è un problema. Poi, per quello che riguarda il futuro, dice bene Pasquale, non c'è certezza che Meret sia il portiere del Napoli l'anno prossimo. Perché? Perché, almeno a quello che sono le notizie in mio possesso, non c'è l'accordo sull'ingaggio per il rinnovo, cioè c'è una, diciamo, una bozza di rinnovo fino al 2025, ma il ragazzo vuole guadagnare molto di più e ricordiamo che Meret è uno dei, diciamo, dei big che guadagna meno, perché guadagna circa 1,8 lordo e quindi aspira a guadagnare di più. Se non si trova una quadra, il Napoli lo mette sul mercato quest'estate e io credo che se, diciamo, si concretizzano le cifre che sono, qualcuno ha fatto 30-35 milioni, un'offerta magari dalla Premier League, io Tottenham, credo che il Napoli lo cede, lo ceda e punterà su Vicario affiancato a Gollini con Caprile del Bari, pedina di scambio che va a Empoli e quindi Vicario e Gollini si giocheranno alla porta del scenario. Scusatemi, abbiamo la pubblicità fra pochissimi secondi, però questa cosa è molto interessante. Sì. L'operazione Gollini, io ripeto, il Napoli è lanciatissimo, non mi, cioè, attenzione, non mi fraintendete, no, però no. Potrebbe minare questa operazione, perché io vi dico la verità, anche su Sirigu sono rimasto un po' stranito che è andato via così all'improvviso. Allora Sirigu era venuto a Napoli con il presupposto, ricordiamoci quando era venuto Sirigu. Era venuto quando Meret era un titolare precario, per cui Sirigu è venuto sul presupposto: ok, tu poi giochi, dimostri di giocare e poi il posto è tuo. Ed è lo stesso motivo per cui è andato a Firenze, perché Terracciano è un titolare precario, per cui il ragionamento è: ok, tu vai a Firenze, giochi qualche partita, se dimostri che stai bene non esci più. Quando poi Sirigu a Napoli ha capito che Meret non usciva più, lui se n'è andato. Ora Gollini, che è un ragazzo di carattere ed è anche, diciamo, un tipo estroso, fa il rapper, no? Sì, scrive musica, eccetera, eccetera,
bisogna vedere che cosa gli è stato promesso, perché a questo punto io ho anche il dubbio che quando Gollini è venuto a Napoli qualcuno gli abbia sussurrato all'orecchio: vieni, perché poi Meretta l'anno prossimo non c'è, quindi forse tu ti giochi intanto le chance. Allora, intanto Gollini è un portiere un po' da ricostruire, perché insomma non ha fatto granché bene nell'ultimo periodo. Io su Sirigu, per la verità, mi ero fatto un'idea diversa. Pensavo, e forse lo penso ancora, che Sirigu fosse stato scelto per fare proprio un po' la chioccia di Meretta. Eppure io avevo che pensato così. La chioccia, così come l'aveva fatta nell'Europeo a Donnarumma. Bravo, che è già un portiere affermatissimo. Apparentemente. È un portiere che non gli facesse ombra come Ospina, perché Ospina era un concorrente anche forte. Ha fatto anche il titolare, bravo. E del resto, ed è diventato titolare. Del resto. Sono d'accordo invece, scusami, sì, così chiudo il discorso. Sono invece d'accordo con Marcello quando dice che il quadro psicologico di questo ragazzo, che anche psicologicamente non è proprio tetragono, è un po' cambiato, nella misura in cui, sia pure in maniera altalenante, soprattutto a parte Spalletti, mi è sembrato non sempre sincera, gli è stato detto: tu sarai il titolare quest'anno, sei il titolare del Napoli, che è sembrata una soluzione, voglio dire, di ripiego, ma insomma non proprio la primissima scelta, ok? Allora, lo scenario adesso è aperto, perché, ripeto, nel complesso Meretta ha avuto una crescita che è di personalità, che è psicologica, che è di rendimento, perché ragazzi non ci dimentichiamo che Meretta, insomma, da quando è venuto a Napoli, ogni volta che giocava o pigliava gol, ed erano sempre dei gol di quelli là, a parte gli infortuni, di quei gol di quelli là, insomma, che io dico non sono ascrivibili a responsabilità del portiere, però ti viene sempre a dire forse qualcosina in sul più suo palo, si poteva fare. Ne ha presi anche Reina, dicono così, di Reina, certo, ok, certo. Quindi questo ragazzo non fortissimo, non proprio compos sui, e allora ha avuto degli sbandamenti. Ma infatti questo discorso. Però io resto nella mia idea, francamente, cioè, ma da quello che annuso, la mia sensazione è che insomma il Napoli stia pensando ad altro, ad altri. Infatti è talmente vero che quando Pastorello, l'agente di Meretta, è andato a rinegoziare il rinnovo, una delle condizioni che ha posto per firmare è che il secondo di Alex fosse un portiere che non gli faceva ombra, un dodicesimo vero. Sì, te la ricordi la battuta? Perfino De Laurentiis su questa ci ha fatto una battuta quando circolava questa tesi, questa teoria. De Laurentiis disse: ma che devo fare? Devo pigliare uno scarso. Per dare sicurezza a Meretta. E aggiungo che in una delle prime la battuta, la prime conferenze stampa di Spalletti, Spalletti disse: io voglio due portieri affidabili, perché li devo alternare. Alternare. Assolutamente. Non si è mai parlato l'alternanza dei portieri, sono d'accordo. Io penso a Spalletti, ma non lo penso io. Io sono uno che della vecchia scuola, portiere titolare e il turno turnover in posto, dodicesimo fa la Coppa Italia, qualche partita di campionato meno impegnativa, ma il ruolo del portiere è uno e unico. Sono antiquato, però sono antiquato, felice di esserlo su questo. Allora ragazzi, dobbiamo andare in pubblicità, poi dovremo avere un ospite, poi parleremo anche un pochettino di Juventus. Sta volando la puntata. Avete visto le pizze? Noi siamo anche già pronti per le pizze, vero Martorano? Siamo pronti. Pubblicità.
Eccoci tornati, siamo in diretta dal ristorante pizzeria Al 22 alla Pigna Secca, siamo in attesa, vediamo fra un attimo, dovremo essere con un ospite, vediamo se riusciamo a farlo video, la mia speranza. Intanto Giovanni si sta gustando la puntata con altri amici, si parlava del portiere di là, Giovanni, sentivo che... Ma chiamiamo un po' di amici, dai, li facciamo sedere nella zona trono, noi dobbiamo mettere sempre il trono però. Allora, sulla sedia, la sedia. Sì. Ecco qua, vai, tutto live. Sedia rossa. Buonasera a tutti. Allora, buonasera a te. Vi sentivo parlare del portiere di là. Assolutamente. Come la pensi tu? Come ti chiami prima di Vincenzo. Vincenzo, guardami in telecamera, ti prego. Io difendo a spada tratta un portiere che sentivo è stato scelto come ripiego perché Napoli era intenzionato a cambiare dopo che Ospina era andato via, e forse quella sua timidezza crea titubanze nel pubblico. Io ero vivo in Liguria, sono sceso apposta per la partita con la Roma. Ah, fantastico. Quindi alla chiamata che fa su Kim spizza la palla e va fuori, secondo me lui chiama la palla e Kim non lo sente. Quella è stata l'impressione che abbiamo visto dal campo, e ci può stare però dalla televisione forse no. Sembrava il contrario. Io vedo, l'ho sentita così. No, è una visione mia, può essere anche solo personale. Ma ne stiamo parlando, attenzione. Io ho visto Meret a Torino, lo vidi in tribuna quando il Napoli l'aveva acquistato. A Napoli si paga la forma caratteriale, siamo abituati a Reina, grande personaggio, ma io ricordo ancora il gol di Zaza in mezzo alle mani, ricordo tanti precedenti, però ce ne sono tanti, forse troppo personaggio e poco portiere. Appunto, forse lui è meno personaggio, più portiere, perché Tre Pali in Italia se la gioca con pochi, perché Tre Pali veramente è forte, deve acquisire più sicurezza sulle uscite, questo deriva anche da un aspetto di crescita, penso tecnica, che verrà col tempo, perché è un ragazzo giovanissimo su cui io da tifoso quindi punteresti ancora su Meret, perché in questo passaggio lui ha regalato a Napoli, se vado bene facendo i conti, 9 punti, Milano, Juve sul 2-1 al 44esimo prendi la palla, ci sono episodi, poi come dice il buon Mourinho è la stella, però le qualità del portiere secondo me restano e ci sono, bisogna, e Spalletti su questo deve lavorare, perché in estate ha fatto forse una gamba tesa nei confronti del ragazzo dicendo che cercava un pari livello per alternanza. Quello che diceva prima Marcello proprio qualche minuto fa. Però le partite sono tante, la Coppa Italia la poteva fare anche una partita Siruc, non mi spiego. Ma è capitato nel momento, è capitato a cavallo che lui doveva però andare via. Sono dei giochi che forse noi conosciamo poco, di retroscena, di richieste, di conferme che forse non si sono appunto confermate nella Persidio, penso che sia costato così. È un Napoli che, come dice Giovanni, già no, quello che come tengo fa lui che fa quello vini, che tengo, vini, tengo a dire mette Troisi con quelle, ti ricordi quando quello Troisi che tengo così? Quello io che lo seguo tutti i giorni, mi arriva la ta, ho detto mannaggia, no. Poi oggi ha messo proprio, l'hai messo tutto, no? almeno lo mettevi a metà. Ho visto l'uovo di Pasqua, è bella, non ti sentono. Beh, no, perché sennò diventa un casino. Dopo. Allora, no, con Giovanni abbiamo un filo conduttore. Tanto la Roma perde 2-0. Addirittura. Incredibile. Il grande si ammazza grande. Cioè, su questo bisogna dire. È fatto, è giustificato. Vorrei rispondere a Mourinho. Battere la miglior Roma con questo Napoli è ancora di più. Dimostra della forza di questo Napoli. Invece loro hanno festeggiato una sconfitta a San Paolo facendo la foto di rito. Tornando velocissima al viverlo da fuori, da napoletano, vivere in Liguria e vedere che a Napoli non c'è quella
c'è euforia, sicuramente sì, c'è euforia ma però non... mi ricordo il 2018, tornammo da Torino ed erano tutti all'aeroporto. Questa la tifoseria, la città ha imparato la lezione e spero, facendo i dovuti scongiuri, che la festa sia prima di maggio. Bene, quindi, bene, grazie al nostro amico. Allora, io chiedo alla regia se mi dà l'ok, ma dovremo avere l'ospite e lo ringrazio per essere con noi, mister Gigi Cagni. Mister, buonasera, grazie di essere con noi. Vediamo se la regia mi dà l'ok che siamo con... eccolo, lo vedo Gigi Cagni, che sicuramente starà vedendo la partita, infatti gli chiedo di casomai mettersi un po' in luce perché lo vediamo un po' lontano. Eccolo là mister Cagni. Mister, allora, è un Napoli che sembra essere lanciatissimo a chiudere questo campionato, come sentiva anche dal tifoso che abbiamo intervistato, forse addirittura prima della fine di questo campionato, con diverse giornate di anticipo. Lei cosa ne pensa? Pronto? Non vi sento io. Non toccare, devo fare lui. Non li parla di nuovo. Mister, ci senti? Sì. Mister, ci senti? Sì, adesso sì. Fammi un cenno che ci stai sentendo, perché non lo sentivamo prima. Il mister, noi lo vediamo che sta vedendo la partita sicuramente con la Roma. Lui ci sente, vedi, mi fa cenno che ci sente. Io vi sento. Eccolo qua. Mi sento. Perfetto. Allora, no, dicevo, mister, sembra un Napoli lanciato addirittura a vincere prima con grande anticipo. È così? Sarà così? Questo io non lo so, però i presupposti ci sono tutti. È la squadra che gioca meglio, è quello che sta meglio, è quella che l'attacco più forte del campionato, su questo non ci sono dubbi, oltre alla difesa. Quindi c'ha tutte le componenti. Sicuramente. Marcello Altamura, una domanda per mister Cagni. Sì, innanzitutto lo saluto. Mister, ma questo Napoli, che ha grande qualità, grande gioco, grande individualità, può veramente dire la sua anche in Champions fino in fondo? E qui è un discorso che in campionato riesce a dare intensità elevata. Se dovessero riuscire anche in Champions, qualitativamente, secondo me sì. Potrebbe fare bene anche il Champions. Pasquale De Simone, una domanda anche da parte tua per mister Cagni. Sì, buonasera mister. No, ho una curiosità. Poiché si è sempre detto che le squadre di Spalletti flettono in primavera, secondo lei è valida la tesi secondo la quale l'interruzione del campionato possa aver giovato il Napoli, perché è come se fosse poi iniziato un nuovo torneo con un'altra partenza sparata? Beh, questa è la cosa che lo sapremo quando arriveremo alle ultime 10 partite, dove si vince e si perdono i campionati. Oltretutto, fare una valutazione di questo tipo è difficilissima, perché non era mai successo di star fermi 50 giorni, quindi non saprei dire. Ma il Napoli, penso che guardando anche le altre squadre soprattutto, è quella che merita e quindi probabilmente vincerà il campionato. Quanto Spalletti è riuscito a cambiare questa squadra, che comunque aveva dei giocatori importanti, pensiamo a Insigne, pensiamo a Mertens, pensiamo a Koulibaly, quanto Luciano Spalletti è riuscito a plasmarla come voleva? Allora, dobbiamo partire dal fatto che Giuntoli e la società giustamente hanno cambiato, perché sapevano che doveva cambiare questi giocatori che avevano una certa età, poi probabilmente non avevano più gli stimoli e dovevano cambiare, e lui è riuscito in breve tempo a trovare i giocatori adatti per il Napoli. E ricordo che Spalletti, l'unico problema che si poneva era quello della mancanza di Koulibaly, non conoscendo benissimo Kim.
Quando poi l'ha visto, ha capito che era tutto giusto e quindi poteva lavorare come poteva e riuscire a dare la sua identità a una squadra che ha tutte le caratteristiche, probabilmente, anzi sicuramente, per quella che sono l'idea dell'allenatore. La Roma sta perdendo 2-0, penso che sta seguendo mister Roma, che aveva fatto una buonissima partita a Napoli, tanto forse da meritare anche il pareggio. Che sta succedendo? Ci racconti in presa diretta come mai la Roma sta in questo momento sotto di due gol contro una Cremonese che anche con il Napoli aveva giocato all'arma bianca. Il calcio ormai è nato atletico, quindi se tu sei sotto ritmo puoi perdere contro chiunque. E la Cremonese ha un ritmo elevato, ha avuto un ritmo elevato nel primo tempo e la Roma no. Nel secondo tempo poi adesso hanno fatto gol immediatamente con una squadra che non riesce a alzare il ritmo, mentre la Cremonese poi con l'entusiasmo che ha in questo momento è chiaro che gli riesce tutto bene e alla Roma tutto male. È quello che mi riallaccio al discorso del Napoli. Il Napoli è una squadra a ritmo elevato, ma può battere chiunque. Quindi speriamo che riescano a mantenere questa intensità, ma si vede dai giocatori che hanno gli occhi della tigre, come si dice. Quindi Spalletti ha bisogno soltanto di trovare gli equilibri sempre per ogni partita e leggere le partite, perché sa benissimo che in panchina ha tutti i giocatori adatti per risolvere la situazione, perché come nella partita con la Roma. Ultimissima da Marcello Altamura, poi la salutiamo, vai. Sì, mister, ma è troppo forte, troppo più forte il Napoli oppure sono le altre antagoniste che sono venute meno? Ma sono tutte e due le cose, però le altre antagoniste, adesso mi riferisco alla partita ieri sera dell'Inter. L'Inter a grande intensità è una squadra che veramente è fortissima. Ma ieri sera l'intensità alta gliel'ha data l'Atalanta, perché altrimenti tu con l'Atalanta non riesci a fare niente. E allora non capisco come mai, e questo credo del Napoli, perché oltre alla qualità l'intensità è sempre alta. È un gioco con poco palleggio da dietro, le verticalizzazioni, poi a tre attaccanti, quindi puoi giocare in tre modi diversi a seconda dell'attaccante che metti. Al di là di Osimhen, che è un giocatore di grandissima qualità, e quindi è una cosa. La Roma ha fatto una gara, sta facendo una gara dove non riesce a seguire quella che è l'intensità della Cremonese, che fortunatamente per la Roma non ha la grandissima qualità, perché altrimenti sarebbe sotto di molto di più di due gol. Pasqua al volo, perché sennò il mister si arrabbia che sta vedendo la partita, dai. In conclusione, mister, lei è uomo di campo, come spiega la crisi del Milan che sembra a tanti davvero inspiegabile? Questa è la domanda più difficile. È una situazione che è successa anche a me, quindi so cosa succede, che tu non ti rendi conto, e in una situazione come questa, io adesso non conoscendo bene le cose, io personalmente in situazioni di questo tipo in cui c'è la squadra che è proprio piatta, lì devi buttare il sasso nello stagno, devi fare cosa che i giocatori non si aspettano, può essere di tutto, certamente deve cambiare, perché oltretutto non stanno bene nemmeno fisicamente, tanti infortuni, quindi bisogna che guardino anche quello che è stato il programma del lavoro con il suo staff, sono tante le cose, però adesso deve solo fare qualcosa che svegli questa che è la loro apatia, che è inspiegabile comunque secondo me da parte di giocatori di calcio, che sotto l'aspetto della mentalità e fisica non dovrebbero mai sbagliare, potrebbero si può sbagliare la tattica, si sbagliare il gesto tecnico. Ma quella dell'intensità per un professionista io non lo comprendo. L'intensità per un professionista io non lo comprendo. Grazie mister, grazie per essere stato con noi a Gigi Cagni, alla prossima.
grazie sempre per la disponibilità. Buona serata a tutti. Grazie alla squadra redazionale con Diego Marino. Buona serata a mister. Buonasera, mister. E allora, speriamo che la scossa potrebbe essere il derby. No, che ci aiutano anche, ah, ragazzi, certo. Sarebbe bellissimo, insomma, che il Milan fa risultato contro l'Inter, così il mio Giovanni può mettere sempre vieni. Però il pareggio sarebbe meglio, eh? Anche il pareggio, ah, sì, anche il pareggio, il pareggino va bene così, vincendo alla Spezia il Napoli piglierebbe punti su entrambe le perciò, squadre, perciò, quindi, però devi giocartela sempre. Ecco, avete sentito mister Cagni, sembra interessante, no, quello che ha detto sulla questione proprio dell'intensità, ed è vero, queste è squadre vero. Devono correre sempre poi al massimo, perché sennò ti trovi una Cremonese che ti fa lo sgambetto, ed è vero. Guarda, ma infatti è successo, scusami Marcio, sì. È successo proprio nel primo tempo contro la Roma, il Napoli era sotto ritmo, eh sì, e subiva il pressing, l'aggressività della Roma, e non riusciva a scrollarsela di dosso. Appena alzato il ritmo è diventata un'altra partita. Ma certo. il calcio moderno è questo, cioè anche se tu sulla carta hai valori tecnici inferiori all'avversario, con una partita di intensità, con una partita di fisico e di organizzazione te la giochi contro chiunque, purtroppo per fortuna è il presupposto del calcio moderno. Bravo, salutiamo Francesco Navarra che ci segue da Monza, il derby lo vince sempre la squadra in difficoltà, potrebbe andare anche bene. Va bene così. Allora ragazzi, noi siamo verso la chiusura dell'appuntamento, però non voglio non parlare della Juve, perché insomma questi 15 punti, tutta una situazione, insomma ce lo porteremo in queste settimane. Allora abbiamo il Vox, abbiamo sentito un po' di tifosi del Napoli nella città partenopea che hanno parlato però di questi 15 punti. Allora ascoltiamolo, poi con Marcello e con Pasquale lo commentiamo giusto qualche minuto e poi andiamo ai saluti, dai. Sarà presa una decisione in linea con i fatti che sono successi e quindi concordo. In verità penso che 15 punti sono abbastanza pochi. Ma secondo me meriterebbero innanzitutto la Serie B e non partecipare neanche alle competizioni europee. Alla luce di quello che hanno scoperto chi sta interessandosi della situazione, dovrebbe essere un riposizionamento a questo punto equo considerati i fatti. E io da tifosa mi domando, ma negli ultimi 10 anni, 12 anni, 14 anni, le squadre del nord, le squadre ricche come è ricca la Juve, non so, il Milan, l'Inter, perché non hanno mai fatto trapelare nulla? Perché non si sono mai ribellate? Perché questa cosa della Juve adesso è venuta fuori, ma sicuramente è un fatto vecchio. E comunque c'era da aspettarselo. In realtà ho pensato anche al passato, tutto ciò che è successo. E questo calcio malato deve finire, sono anni che ormai vediamo questo. E quindi per me sono giustissimi. Allora, io penso che comunque solo i 15 punti siano pochi. Effettivamente siamo un po' stanchi, come non solo come tifosi del Napoli, ma come sportivi. Insomma, finalmente un po' di giustizia è stata fatta. I napoletani, insomma, sono duri, è chiaro che si parla di tante situazioni, è chiaro che questa sentenza o verrà cancellata o eventualmente verrà confermata. Pasquale, Marcello, giusto un minuto ragazzi, perché insomma poi è chiaro che ce ne sarà ancora tanto da parlare. Sì, ma infatti io credo che siamo solo agli albori di una vicenda che potrà riservare altre sorprese, perché il lavoro certosino è imponente dal punto di vista delle carte che stanno portando avanti i magistrati, in questo momento può aprire scenari di qualunque tipo. La Juventus adesso si sta rifugiando nel vittimismo, magari è forse l'unico atteggiamento che può concedersi, ma non è credibile, ci vorrebbe una linea difensiva davvero super, perché pare, naturalmente quando si parla di inchieste da parte della magistratura bisogna, certo, andarci sempre cauti, però sì, pare che il volume di prove prodotto sia imponente e tale da annichilire qualunque tipo di difesa o di ricorso. Marcello? No, ma poi parliamo di un sistema che ha truccato bilanci con un club che almeno, e mi mantengo basso, almeno agli ultimi tre campionati non aveva i requisiti per iscriversi perché aveva taroccato i conti, e soprattutto la cosa più grave, parliamo di un club quotato in borsa che si è macchiato di aggiotaggio. Bravo, cioè Marcello, un reato che affroda i suoi azionisti. Questo è un fatto gravissimo e io mi meraviglio come non sia ancora intervenuta la Consob
che è l'organismo preposto alle società quotate in borsa. Quindi voglio dire, ora che ci si arrampica sugli specchi perché... Ci ho detto che gli scenari sono ancora tutti da scoprire. Ci si arrampica sugli specchi perché il vecchio detto, vabbè, ma io rubo, ma è un mondo di ladri, quindi io devo essere assolto. Non è così, perché la Juventus non solo ha fatto plusvalenze reiterate negli anni, ma le ha usate per truccare i bilanci e ha usato la questione stipendi per dichiarare una cifra inferiore a bilancio. Quindi è un sistema fraudolento. No? Per non me è incredibile. Non c'è molto da dire. Allora, un po' di messaggi. Giuseppe Rossi, buonasera a tutti. Va bene lo scudetto, ma io voglio la Champions. Vabbè, ci riporta il nostro amico Giuseppe in quella che è la questione. L'appetito vi è mangiando. Bravo, l'appetito vi è mangiando. E poi figurati, dove siamo nel regno della cibo con la pizzeria e il ristorante al 22. Ragazzi, venite a mangiare una buona pizza, ma non solo, perché ho assaggiato anche altre cosette. Vabbè, non vi dico niente, vi aspetto qua, dovete venire alla Pigna Secca al 22, assolutamente. Allora, ragazzi, abbiamo giusto un paio di minuti in chiusura. Chiedo alla regia di rimettere il febbraio azzurro, saranno partite, come dicevamo prima, importanti ma diverse, e poi c'è l'Eintracht. Ecco, proprio girerei quest'ultimo minuto a entrambi per parlare di quella partita che arriverà fra un po' di tempo, ci sarà tempo per ancora avvicinarci a quella sfida, però insomma il Napoli, proprio dicendo, sentendo anche l'amico che ci scriveva prima, Giuseppe, la questione Champions bisogna tenerla d'occhio. Ma sì, ma perché il Napoli comunque, se fa risultato in queste tre partite di campionato, l'Eintracht è una buona squadra, ma non è un ostacolo insormontabile, certo, per questo Napoli, per un Napoli al top delle sue possibilità. E poi sai, magari vai ai quarti, becchi un sorteggio, come dire, non voglio dire morbido ma abbordabile, e ci fai un pensierino. Cioè io credo che, ecco, la stella, secondo me la stella polare del Napoli è proprio la Roma di Di Francesco, quello che ha fatto la semifinale col Barcellona, perché non era una Champions League dove le grandi non giravano a pieno regime, e oggi le grandi non girano a pieno regime, per cui perché no? Perché no? Assolutamente. Why però not? Quelle tre partite, Spezia, Cremonese e Sassuolo, Pasqua, non si possono sottovalutare. Napoli non deve sottovalutare niente, soprattutto nel ricordo di tutte le volte nelle quali sono state proprio le piccole squadre a dare fastidio e a metterci bastoni fra le ruote, a mettere al Napoli bastoni fra le ruote. Mi rimane la curiosità di vedere, quando ripartirà la Champions, come Spalletti riuscirà, diciamo, a governare, a gestire i due fronti, quindi la rosa e tutto quello che le partite proporranno. Mi rimane questa curiosità. Sì, il campionato si è fatto di tutto di più. Bravo. Dobbiamo continuare, ma insomma finora il voto è 10, se possibile. Vediamo il prosieguo. Allora, chiedo ancora a Pasquale di aiutarmi con il microfono, lo diamo a Giovanni. Allora il mio regista, Marco Mennillo, che adesso sta in regia, che è un esperto di musica e quant'altro, ha detto Amadeus aveva paura di mettersi in confronto con noi mercoledì prossimo, perché sai che c'è il festival, quindi la puntata, ho detto vabbè, non la facciamo. Abbiamo deciso così, perché lui, ho detto vabbè, non ti preoccupare, Marce, perché insomma, sai, ho detto no, giusto, non ti preoccupare, fatti la serata di mercoledì, che poi la seconda serata. Se no distruggevamo Sanremo. Pippo Baudo la seconda serata vestiva in bianco, se ti ricorderai, sempre in bianco, sempre in bianco, bravo. E allora ho detto vabbè, lasciamo fare ad Amadeus, quindi mercoledì prossimo non ci vediamo. No, diciamoci la verità, insomma, sì. Scherziamo, amici telespettatori, però ci vediamo l'altro mercoledì. L'appuntamento è per il 15 febbraio, esatto, perché diciamo da venerdì saremo una settimana per un po' di riposo, diciamo, per un po' di vacanza che abbiamo dato ai ragazzi, che un po' di ferie anche, esatto, per voi che avete lavorato tutto il periodo natalizio, quindi approfittiamo di questo periodo un po' soft così, e quindi l'appuntamento con noi, con Francesco, con Telegrebbe e tutti gli ospiti sarà per mercoledì 15, quindi poi commenteremo le due partite, sia con lo Spezia che con la Cremonese, e poi ci apprestiamo poi a fare l'intera stagione, quindi anche con la Champions. Vabbè, dai, poi ne parliamo, vabbè. Sì, anche perché poi dovremmo festeggiare alla fine, no?
Allora, guarda che Francesca Michelin ha detto ai suoi fan che al 22 è la sua pizzeria preferita, quindi guarda, questo me lo dice il mio... Sì, è stata qui un po' di tempo fa a mangiare, sì. Ecco, vedi, sì. Guarda il mio regista che è preciso, guarda, mi ha dato la notizia subito. Va bene. L'ho sgamato così. Allora, Amadeus, grazie, cioè, ringraziaci. Grazie a Giovanni Improta. Grazie a voi. Grazie. Grazie a Pasquale De Simone, grazie a Pasquale. Pasquale, grazie per essere stato con noi, grazie a Marcello Altamura, grazie di cuore, grazie a tutta la squadra tecnica che ha lavorato sia in regia Giuliano che qui a Napoli al ristorante Il 22. Ci vediamo domani con Club Napoli All News regolarmente, puntata delle 15.30 con la serata di Club Napoli All News, quindi Club Napoli Night, fra due mercoledì. Grazie e forza Napoli, ciao! Yeah.